Ciao, oggi continuiamo il nostro discorso sulla fiducia perché trovo sia importante in questo periodo così critico avere fiducia. Facendo queste meditazioni con Deepak Chopra mi sono resa conto di quanta fiducia ho in me stessa, cosa che non avevo anni fa. Mi sono accorta che a volte i miei familiari mi guardano anche un po' straniti quando io mi sento sicura e determinata, quando dico che non ho paura, come abbiamo già detto in altre istantanee, non ho paura di ammalarmi di Covid. Questo non vuol dire che io non prenda le precauzioni, ma vuol dire che non sono ossessiva. È una questione di fiducia. Vi leggo qualche riga di Deepak Chopra per riflettere insieme. Molti di noi sono assuefatti all'idea che dobbiamo controllare le nostre vite, che ci sembra impossibile la nozione che la vita può prendersi cura di se stessa, a partire dalla nostra consapevolezza. Il tuo corpo ha sempre funzionato e prosperato senza la tua direzione cosciente o il tuo controllo. Il cuore batte senza che tu scelga di fare in modo che accada. La lotta e gli ostacoli che incontriamo nella vita quotidiana sono il risultato della perdita di contatto con l'intelligenza della nostra consapevolezza presente. La speranza diventa reale quando in ogni situazione hai fede che la tua consapevolezza ti condurrà ad una soluzione. Comunque non è un osservare aspettare passivo, la consapevolezza resta vigile ai segnali che ti arrivano dal di dentro, a livello di visioni interiori, intuizioni o anche dall'esterno. Quindi quello che lui dice è riconosci che c'è un tema che ha bisogno di attenzione, mantieni un'intenzione neutra e aperta per una soluzione creativa. E poi la tua consapevolezza cercherà di mostrarti la via migliore. Questo è il segreto del vivere creativo, con speranza e ottimismo. Quando ne prendi atto, la speranza sorge naturalmente senza sforzo e quindi la tua vita sarà più semplice con meno sforzo. In effetti è un po' successo questo nella mia vita. Prima anticipavo i problemi, pensando che mi sarebbero capitate delle cose che io non sapevo come affrontare, che mi spaventavano, mi facevano paura. Adesso io non riesco proprio più a fare questo procedimento, per cui anche le persone intorno a me, mi dicono: come fai a non preoccuparti di questa situazione? Non, intanto perché vivo molto di più nel qui ora, quindi vivendo in questo modo non riesco più tanto a preoccuparmi, ma proprio perché come il mio cuore batte e conto su questa cosa qui, come conto sul mio sistema immunitario, conto che saprò trovare la soluzione migliore nel momento in cui ne avrò bisogno. Quindi questa è proprio fiducia in me stessa, io ho una grande fiducia in me stessa che è nata proprio dallo stare nel qui ora e vedere che bene o male, cioè come dire, mi portavo a casa la giornata sempre nel miglior modo possibile. Quindi non è una fiducia cieca, no? È che penso che la soluzione migliore arriverà in quel momento lì, sentendo un po' dal mio interno l'intuizione migliore, cosa che non posso fare se sono controllante. In effetti, lui dice anche che avere fede verso se stessi e avere fede nella coscienza, nel nostro essere, fiducia in te stesso è l'opposto dell'avere un grande ego e riconoscere la tua vera forza, il valore e l'abilità per quello che essa è. Per cui quando siamo nell'ego abbiamo bisogno di conferme se noi funzioniamo bene. Invece quando siamo nella fiducia è come c'è un modo molto meno controllante, no? Penso che andrà bene senza dover avere la conferma. Penso che andrà bene nella situazione in cui mi trovo, logicamente, no? Il
nel modo migliore per la situazione che io affronterò in quel momento. Questa è la fiducia, ma questa fiducia tu la puoi coltivare, come dire, controllando di meno, perché questo esercizio che io ho iniziato a fare osservando i miei pensieri mi ha poi portato a vedere che le cose si svolgevano in un modo buono. Quindi sapete che leggerezza, poter affrontare la vita senza controllare tanto, senza preoccuparsi tanto, la mia vita è molto più leggera di chi si preoccupa costantemente di come andranno le cose. Quindi continuiamo a coltivare la fiducia, perché ci crea leggerezza e felicità. Alla prossima istantanea.